bentornati in questo nuovo video. Allora, 5 anni fa abbiamo fatto un'intervista insieme alle Miracle Tunes. Nome? Jasmine. Giulia. Età? 15 anni. 14. Oggi siamo qua per fare il confronto e vedere quanto siamo cambiate durante tutti questi anni. E siamo cambiate un sacco, meno male. Esatto, diciamo che adesso vi lasciamo il confronto e iniziamo con questa intervista. Cantante preferito? Beyoncé. Baby K. Il mio cantante preferito in realtà non esiste, ma ascolto tantissimo e mi piace molto Brescia e la musica spagnola tipo Karol G. Il mio cantante preferito è Mezzo Sangue, ma mi piace molto anche Izzy. El Pandanao, el Balaio, el Mandanao. Il tuo animale preferito? La pantera. Cane. Allora, il mio animale preferito è il gatto. Mi piace un sacco il leone. Mi piace. Anche a me. Vabbè, sempre felini. Mi è piaciuto il leone. Ma posso dire che mi piace? Allora, chi è la più brava a ballare? Io. Jasmine. Io. Un difetto dell'altro? Giulia, forse un po' presuntuosa. Jasmine è diretta. Ti dice tutto quello che pensa. Forse Jasmine, che non dice le cose proprio nel senso di sua iniziativa, ma secondo me che per tirargliele fuori, non è che non te le dice, ma gli devi proprio fare la domanda precisa per tirargli fuori quella cosa lì. Ed è una cosa che devono capire le persone, se no non riuscirai mai ad avere quello che vuoi da lei. Giulia invece, non so, se forse ultimamente sta ascoltando un po' troppo le critiche, ma in generale sì, non dovresti ascoltare nessuno, sinceramente. Dovresti avere la tua consapevolezza e basta, non stare a dare troppo peso a quello che dicono le persone, anche perché le persone non sanno. Non sanno ciò che sei tu, non sanno quello che provi e quindi lasciali solamente parlare. Un pregio dell'altra. Julie sorride sempre, molto solare. Io Jasmine la considero la perfetta, il mio modello. Un pregio di Jasmine è che non switcha identità a seconda delle persone con cui sta, che è una roba che è un pregio ma è anche un difetto, perché alcune situazioni può servirti magari essere una persona magari più, che ne so, dolce, o anche dire quello che non pensi. Lei invece dice sempre quello che pensa e in alcune situazioni può non servirgli, ma io lo stimo come cosa, perché significa che crede tanto in se stessa, nei suoi valori, e non cambia a seconda della situazione. Di Giulia apprezzo molto proprio com'è lei di persona, perché come ha detto lei prima, io non sono una persona che parla tanto eccetera, però con Giulia riesco sempre ad avere un confronto, a parlare anche di argomenti un po' più profondi, e rispettiamo sempre il nostro pensiero. E quando parla lei riesco a capire il suo pensiero, quando parlo io lei mi comprende, ed è strano ora come ora trovare una persona con la quale tu possa parlare di certe cose che non siano solo gossip e cose superficiali. Ti piace leggere? Mi piace leggere solo online, i libri digitali, però cartacei no. Dipende dai libri. Allora, ultimamente sto riprovando a leggere, ma perché comunque richiede del tempo, richiede dell'impegno, poi ti prende. E mi sono bloccata per un periodo, infatti mi ricordo anche che mi sentivo anche un po' più superficiale, perché leggere secondo me ti arricchisce tantissimo, ti stimola la riflessione. Adesso sto ricominciando, però mi piace un sacco. A me sì, però non riesco a star lì per tanto tempo in realtà, cioè dopo un po' magari leggo un tot di pagine e non riesco ad andare oltre quel tot. Poi soprattutto se un libro non mi prende tanto, non riesco ad andare avanti, cioè mi stoppo subito piuttosto che andare un po' avanti, vedere se inizio a piacermi di più. No, se non mi piace l'inizio, fine, chiuso, ciao. Quindi se... Quindi quanti soldi spesi inutilmente per dei libri che no, vabbè, 18 app. Ah, ok. Credi nell'amicizia a distanza? Non lo so ancora, perché le vere amiche ce le ho qua. Dato che non abitiamo nello stesso posto in Italia, devo ancora scoprire bene se esiste l'amicizia a distanza o no. Io ci credo, perché in realtà, essendo stata molto distante da dove abito io comunque, da tutte le mie amicizie in generale, oltre magari Giulia e poche amicizie che ho a distanza, sì. Perché secondo me una vera amicizia a distanza non è quella amicizia dove ci si chiama per parlarsi appunto sempre di gossip o quella roba lì. L'importante appunto è che quando magari io ho bisogno di Giulia ci sia, e viceversa. Quindi non è tanto il sentirsi ogni giorno per dirsi cose superficiali, ma è sentirsi magari anche quella volta al mese, ogni due mesi, e parlare ed esserci l'uno per l'altro. Quindi sì, ci credo. Cioè, per me l'amicizia a distanza è
Quando io ti scrivo tu mi rispondi, questo è, e che tu hai interesse ogni tot nel sapere come sto, ma non ovviamente tutti i giorni, né una volta alla settimana, però semplicemente tu mi ricordi che sono importante per te e che quando tu sei qua tu pensi al fatto che io sono qua e vuoi vedermi. Questo è veramente quello che contraddistingue un'amicizia tanto per mantenerla e un'amicizia veramente interessata. Quello che quando sei qua il primo pensiero è: cavolo, qua c'è Giulia, fammi sentire se può uscire con me in questo periodo. Canzone preferita? Veleno 6 oppure Paradise Lost. Ah, a me sta piacendo un sacco S91 come canzone, che è una canzone super passeggera secondo me, ma la sto ascoltando un sacco e mi piace tantissimo. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Ah, yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta. È la mia... Cioè, è assurdo che dica che sia la mia canzone preferita, non mi ricordo il nome, ma si chiama tipo Sound of Reflection, qualcosa del genere. Fa tipo Spend some time away, getting close. Tipo dice, passa del tempo da sola e rifletti. Vabbè, lei è nel suo periodo hippie, ci sta. Lei è nella sua hippie era. Poi c'è il sassofono alla fine. È esotica lei, è esotica. Ci piace. Serie TV preferita? Non ce l'ho. La mia serie TV preferita rimane The Vampire Diaries, perché mi ricordo che mi è piaciuta molto. Io pure non guardo una serie TV da un sacco di tempo, cioè non lo so manco io da quanto, però credo che rimanga Prison Break probabilmente, sì. Qual è il tuo sogno più grande? Di fare l'attrice ed arrivare ai film di Hollywood. Rimane questo, rimane lo stesso, non so che cosa io abbia detto 5 anni fa, però prendere un Oscar come miglior attrice, ed è il mio sogno più grande. Il mio è cambiato in realtà, vorrei sempre diventare una ballerina professionista, però vorrei trasmettere alle persone un qualcosa, cioè vorrei fargli capire, non saprei come spiegare, però vorrei un po' aprirgli gli occhi, ecco, diciamo così, su certe cose, un po' tipo... Come vedi internet? Tu perché hai aperto YouTube e perché te ti piacerebbe magari farlo? Io internet lo vedo un posto veramente... come un po' una trappola, lo vedo un pochettino, perché devi, se finisci nel posto sbagliato di internet ci rimani un po' incastrato, tipo i TikTok Lip Sync secondo me sono una trappola, poi ne faccio anche parte, non dovrei neanche dirlo, però è una trappola perché ti fanno perdere tanto tempo e non ti accrescono come persona, poi ci sta un passatempo ma devi renderti conto di quello che stai facendo consapevolmente. Poi invece c'è una parte di internet che invece è super interessante, ti fa riflettere, ha un sacco di informazioni, che è la parte in cui dovete finire e dovete cercare, e io ho aperto YouTube perché mi piace esprimermi al 100% e secondo me è un luogo in cui viene fuori la parte più vera di te. Internet, sì, anche per me è un po' una trappola, cioè un'arma a doppio taglio, dipende se, cioè non deve essere il computer a comandare te, ma tu a comandare il computer, quindi di base se aprendo un TikTok poi ti rendi conto che sei su TikTok un'ora, evidentemente c'è un problema, dipende come lo usi internet, se ti può crescere come persona, ok. E poi ci dobbiamo sempre ricordare che su TikTok si mostra solo le cose belle, quindi non è che tutti gli altri hanno una vita bella e noi no. Esatto, e i momenti magari in cui sei super truccata con 700 filtri. Esatto, quindi dall'angolazione bisogna stare attenti e appunto sì, ti toglie tanta attenzione secondo me, cioè proprio fai fatica a concentrarti. Dopo 4-5 anni da quell'intervista non vi è stato chiesto che cos'è l'amore? L'amore sta veramente in tutto, sembra una frase scontata magari un po' banale, ma sta in tutto, da quando ti alzi la mattina e ami il fatto che veramente ti sei svegliato, che stai facendo colazione, che puoi sentire le persone che ami, che puoi fare quello che ti piace, che puoi studiare ciò che vuoi, che hai una casa. Poi c'è pure... comunque, c'è l'amore tra le persone. L'amore tra le persone, ma soprattutto non essere tanto amati, ma riuscire a provare amore quando tu riesci ad amare veramente una cosa, non so, apprezzi tutto. Allora, secondo me l'amore invece è l'unica parte irrazionale dell'uomo. Cioè che non ha bisogno proprio di una spiegazione. Cioè l'amore, provo amore incondizionato, quello è. Non me ne frega niente se quell'altra cosa non mi ama indietro. Esatto. Però l'amore vero è quell'amore che non ti pretende nulla in cambio, non fa previsioni. Io ti amo in questo momento e questo rimane. E l'amore sta in primo luogo per se stessi, perché se tu non ami te stesso, nel senso che tu vuoi il tuo bene e controlli anche quello che ti metti anche dentro a livello di cibo, a livello di informazioni, a livello di tutto, non riesci neanche ad amare la vita, perché la vita
produce quello che tu hai nella tua testa e quindi esatto. Tutta la tua vita risulterà un po' uno schifo e ti devi chiedere a livello del perché non ti ami tu. E poi in secondo luogo, una volta che tu avrai amato te stesso, avrai amato la vita, la tua vita si manifesterà con persone genuine come te e tu saprai amarle ricevendo d'altra parte altro amore. E quindi l'hai trovata l'amore come coppia? No, non l'ho trovato. Sei innamorata? Sono innamorata innamorata della vita. Esatto. Okay. Esatto, cioè sono innamorata della mia vita, vorrei che fosse un po' meno stressante, però sono innamorata della mia vita che possono nascere un sacco di cose per tutto l'impegno che ci sto mettendo. Non sono innamorata, cioè nel senso non è che mi piace un ragazzo, però ripeto sempre questa frase, quanto è bella la vita, cioè proprio mi piace, cioè la amo, non so, mi piace proprio, ovviamente ci sono sempre i bassi, però sì, la vita raga bellissima, se non amate la vostra vita fate in modo di amarla, cioè perché sì. Domanda inaspettata, è da tanto che non vi vedete? Siete amiche da 5 anni? Facciamo finta che oggi l'hai rivista dopo tanto tempo. Cosa fate? Che domanda inaspettata. Ma è la carina domanda inaspettata. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche sugli altri social, seguitemi su IG, mi chiamo così, Giulia Salemi trattino basso Real, anche a lei, come ti chiami? Jasmine trattino basso Molinar. Ok, trattino basso è un po' un denominatore comune. Ci vediamo al prossimo video, che video vorreste? La prossima volta, vi giuro, vi prometto con Jasmine una challenge, così almeno solleviamo un po' il mood. Noi siamo un po' pessimiste, ma ricordiamoci che delle emozioni negative, ricordiamo sempre che possiamo trovare il positivo. Un bacio. E al prossimo video. Ciao.